Dopo le fatiche di Champions League, Prosecco d'Occhi Moco Volley Conegliano e Vero Volley Monza si rituffano in campionato. Precisa quella Volosh per Plummer. Azione di Gennari, poi dal centro passa Dana Ratki. Gioco ricoperto da Monza, però parrocchiale per il tacco di Stisiak. Di Monza che trova l'ace in questo momento. Decide di chiudere lo scambio Paolo Gomez. 5, la ricezione di Plummer sbagliata, attenzione a parrocchiale, palla in testa ad Orro dall'altra parte, ancora per Davi Schiva. Gennari, sbagliato questa volta l'ace di Volosh, 24-22. Plummer, la palla è in campo, la parallela è vincente. Conegliano vince primo set 25-23. Kaci ci riprova, mani unite ancora il Vagherno look di De Gennaro, il punto fantastico di Paolo Egonu. Poi dal centro, anzi no, attacco in combinata di Silla, difende come può il Vero Volley Monza, il bagger rovesciato di Davi Schiva dall'altra parte, poi ancora l'attacco di Silla, che schema! Isiaca, uccilata, c'è De Gennaro dietro, palla nella metà campo avversaria, e poi Ratki trova il punto, gioco forza sotto rete. Silla, andiamo a rivedere l'azione. Fotocopia probabilmente di prima. Paolo Egonu difende benissimo parrocchiale, poi sotto rete Folì si fa murare da Alessia Orro. Pallonetto di Egonu intuito, allora la ricostruzione del gioco, il punto per Stisiak. Di Stisiak la mazzata, l'attacco di Silla, la difesa sempre di Vučkova, il muro, la palla è in campo. Ancora per l'americana che chiude il set 25-20. Vincente è invece a muro da parte della formazione di Monza. Unica variazione, adesso arriva l'ace ancora di Monza con il servizio. Poi arriva ancora Davi Schiva, difesore sempre di De Gennaro. Ancora l'attacco di Carney, il muro vincente è quello di Anna Danesi. Ancora Paola che si ripete. Folì. Di Gennaro, per loro, ancora per Stisiak. Attacco che non avviene e l'onso di Paolo Gomez decide di mettere palla a terra. 2-1, un'altra data dal servizio, arriva l'ace. Stisiak, murata, ancora Orro dall'altra parte, ancora per Stisiak il punto. Cartney, poi Volosh per Paolo Gomez. L'attacco è fuori di Paolo Egonu, vince Monza, terzo set ribaltando il finale. Paolo Egonu, raggiunto del 5-9. Le ragazze di Monza hanno seguito alla lettera le indicazioni di coach Gaspari. C'è molta confusione nella metà campo di Conegliano, arriva l'attacco vincente di Alessia Gennari, 19-8, attenzione! Naturalmente da una parte e dall'altra c'è Alessia Orro, l'attacco di Stisiak. La ricezione di parrocchiale perfetta, poi arriva Ratki che chiude la partita, Monza espugna il palaverde